A molti che conosco non piace la televisione di Stato. I tre canali non sono come un tempo divisi per i partiti più importanti, due di maggioranza e uno di opposizione. Rai 1 e TG1 andavano con la Democrazia Cristiana, Rai 2 col Partito Socialista e Rai 3 col Partito Comunista e poi tutto quello che è stato la sinistra. Fosse così ancora, sarebbe una spartizione che tutti ricordano, ma che aveva una logica. Oggi ci si può aspettare qualunque cosa. Censure, che poi diventano creazione di miti, o programmi in cui si attacca violentemente, come accade in un programma che si chiama Report, il governo e anche i governi stranieri, si attacca il presidente del consiglio albanese, cose del tutto incontrollate, per cui io non voglio pagare il canone, non voglio pagarlo, non voglio accendere Rai 1, Rai 2, Rai 3. Naturalmente posso guardare e non mi mancano le informazioni, perché la televisione di Berlusconi, la Mediaset, morto lui, non è più una televisione di un uomo di partito, conflitto di interessi di cui tanto si è parlato, ma si articola, per cui è arrivata la Berlinguer, prende posizione non solo a favore del governo, ma non solo a favore della Meloni oggi, ma anche di posizioni che possono mettere in discussione il governo. Poi abbiamo la 7, che è di un, lo conosco bene, mio amico Cairo, che sicuramente non è un uomo di sinistra, ma è tutta schierata a sinistra. Fortunatamente non paghiamo il canone per vedere la Gruber e altre persone che uno preferirebbe non vedere mai. Comunque uno tiene spento il canale e non lo vede. E poi adesso abbiamo la 9, dove sono andati tutti i refoulé, cioè quelli che sono usciti dalla Rai, i Fazio e poi anche l'altro, non so dove era prima, Crozza, e poi arriva Amadeus. Quindi abbiamo molti editori e una varietà di informazioni che ci consentono di non accendere mai le reti della RAI. Perché quindi sono costretto a pagarle? Perché devo pagarle? Posso pagarle se le voglio vedere, ma se non le voglio vedere... Quindi noi abbiamo il canone della televisione di Stato connesso alla bolletta della luce, che è di tutti, per tutti, e che è un bene irrinunciabile. Salvo quelli a cui tagliano i fili, tutti usano la luce elettrica, perché si vive con la luce elettrica. Si può vivere senza la RAI, perché abbiamo la Mediaset, perché abbiamo la 7, perché abbiamo la 9, perché possiamo fare qualunque, abbiamo Sky. Quindi voi che siete davanti alla televisione nella circoscrizione meridionale, perché la televisione è amata e diverte in Calabria, in Puglia, a Napoli, dove c'è meno proposta esterna come a Milano o a Venezia di avvenimenti, quindi la televisione è il vostro teatro, perché siete costretti a pagare il canone con la luce? È un'idea di Renzi, un furbacchione, che oggi non so dove sia finito, ma certamente è un'idea che si può guardare con sospetto e anche senza rispettarla. Per cui propongo che si paghi il canone RAI per quelli che vogliono vedere la RAI, non che si sia costretti a pagare il canone attraverso la bolletta della luce. È una unione di due cose che non hanno niente in comune, se non la spina elettrica, ma uno può staccarla per la televisione, può non averla, non capisco perché debba pagare il canone RAI. È ridicolo, ribellatevi, ribellatevi, tutti voi, dalla Calabria, alla Puglia, alla Campania, all'Abruzzo, al Molise, ribellatevi e chiedete di pagare soltanto quello che usate veramente.